Gli anni della Beat Generation, del Flower Power, anni che hanno ispirato intere generazioni, hanno lasciato un segno. Le vogliamo ripercorrere grazie a uno dei protagonisti di quei periodi che ancora con la sua arte manda dei messaggi molto chiari a tutti noi e alla nostra società. Si chiama Maurizio Orioli, buonasera. Buonasera. È accompagnato da Marco Ruggeri, buonasera. Buonasera. Allora, siete qua stasera sia per ripercorrere un po' quegli anni e quindi farci rivivere anche attraverso fotografie o disegni quegli anni, ma anche per lanciare appunto una prossima mostra che vuole proprio riportarci in quelle atmosfere. Quindi inizio con lei, Maurizio, ci dica due parole della sua vita. Lei ha viaggiato molto, è stato artista, ha avuto grosse collaborazioni con anche elementi di spicco di quella che è stata la Beat Certo. Generation, quindi vogliamo conoscere questa sua storia. Allora, praticamente il periodo più interessante è stato quello dal 1967 ad oggi. E logicamente in quei tempi diciamo, il materiale, le situazioni materiali erano state molto denigrate. E aveva preso corso appunto l'aver portato la Beat Generation americana in Italia tramite la Fernanda Pivano. Lei ha collaborato con Fernanda Pivano. Sì, ho Che tipo di collaborato collaborazione? quasi 5 anni con lei e con Ettore Sozzas, l'architetto Ettore Sozzas, che era anche il marito di Fernanda Pivano. Non sono gli unici personaggi però che ha avuto il piacere, insomma, No, di... poi tramite Fernanda Pivano, logicamente, quando Allen Ginsberg arrivò dall'America per presentare il suo libro, il Jukebox all'idrogeno, lì iniziò anche una collaborazione fra Ginsberg e la Beat Generation italiana, che però era una generation molto ristretta, cioè eravamo veramente poche anime a cercare di portare, specialmente nelle università, un po' di colore, E come perché facevate? facevamo con degli happening proprio così, improvvisati, e si entrava nelle università anche forzando un po' le cose, con musica, con colori, con queste polveri colorate che si tiravano uno con l'altro, proprio degli epi molto colorati, molto vivi. E a quei tempi la situazione era molto grigia anche nei giovani, perché ancora non conoscevano questa cosa, cioè questo nuovo fermento underground che stava un po' fiorendo proprio a livello proprio sotterraneo. E mi emoziona un po' parlare di queste cose qua, perché sono cose che ancora oggi faticano ad entrare nel modello sociale, perché non era proprio assolutamente impostato sulla politica. Sì, Era quindi un'espressione puramente artistica la vostra? era Non c'erano messaggi solamente, politici o sociali che passavano? assolutamente no. Infatti, gli happening si svolgevano sulla pittura, sulla scrittura e sull'interpretazione di queste cose. Cioè, durante gli happening si facevano un po' delle cose fuori dall'ordinario, cioè che erano scioccanti per la società che era allora, insomma. Però un po' di shock, diciamo, è anche un po' il motore della stessa società, quindi com'è oggi invece la situazione? Pensa ci sia bisogno di Beh, un po' di... oggi c'è ancora più bisogno, c'è ancora più bisogno perché il simbolo della pace è sempre peace and love, dice. E di questo siamo ancora molto carenti, di queste cose. Ed è proprio è tramite questa esperienza con questi scrittori americani, specialmente anche Jack Kerouac, che venne anche lui a Milano a presentare il suo libro On the Road. Sì. E poi anche collaborando insieme, allora si facevano anche questi happening tipo a Firenze, a Roma, a Verona, a Quale Venezia. di questi personaggi conosciuti le è rimasto di più nel Beh, cuore? più è Allen Ginsberg, logicamente, sì, perché poi
insieme a lui abbiamo fatto anche esperienze che non penso che si possano dire in due parole in questo momento. Molto psichedeliche queste cose, queste esperienze. Dipende sempre dalla situazione, se posso dire queste cose o se non le posso dire. Vabbè, allora oggi non le diciamo, però ecco. Possiamo dire che ci sarà una mostra proprio di sue opere, perché lei oltre a scrivere è anche un artista, è un pittore e anche impronta la sua scrittura, come vediamo da alcune sue opere, proprio sulla psichedelia. Come, sì, allora questo, ci sarà un evento il 13 febbraio al Wallis Alternative Place, che è qui in Cremona, e sarà il 13 febbraio e l'impronta sarà proprio quella del Flower Power. L'evento sarà fatto in collaborazione con Lobos, che è un altro locale in centro a Cremona, in Piazza della Pace. Okay. Mi sono trovato bene con loro, quindi ho deciso di proseguire questo percorso. Prima festa, Red Passion Party, 13 febbraio, Wallis Alternative Place, Flower Power. Ah, ok. Allora ci segniamo questo appuntamento per rivivere un po' di quegli anni e quindi benissimo. Grazie di essere stati con benissimo, noi. Benissimo, grazie a voi. Grazie a voi, gentilissimi.